Per ora sembra un po' The Day After Tomorrow, cioè un film sull'apocalisse della vita dopo il coronavirus. Però ci hanno detto che c'è un sentiero e noi siamo fiduciose. Anche se degli strani rumori mi hanno fatto vedere una TT Walking Dead. Cam è leggermente riluttante ad affrontare questo sentiero. Forza Cam! Walking towards us. Questo sulla nostra destra è il torrente Molgora. Siamo partiti da Carnate. Dopo un po' di riluttanza ci ha raggiunto anche il cane. Ci sono anche dei segnali su alcuni alberi. Niente, Cam sente l'acqua e il richiamo della foresta è più forte di lui. Dopo un inizio quindi desolante nella steppa tra i ritagli di legno, finalmente abbiamo trovato il sentiero e adesso andiamo in direzione Rocco Brianteo. Mi suggeriscono dalla regia che è Ronco Brianteo, Rocco è Papaleo. Rocco Briantino. Rocco Briantino. Ronco Brianteo. Vabbè. Ronco Briantino. Ronco Briantino. Brava. Quindi dopo un inizio un po' così, almeno il sentiero è segnalato e ci sono cartelli molto frequentemente. Ecco la destinazione Ronco Briantino. Sia alla nostra sinistra che alla nostra destra. Cosa sceglieranno le nostre eroine? Questo sentiero non è impegnativo, però non è consigliato alle persone che hanno i bambini piccoli o con passeggini. Sentiero Gioventù d'Europa, Carnate 2002. Il nocciolo. La pace dell'area invita ad una pausa di riflessione. La leggiadra assistente, scopriamo sotto questa tavoletta un altro pannello informativo. Robinia pseudocacia, altro che coronavirus qua dentro. Il primo pezzettino di salita. Finalmente, dopo circa mezz'ora di cammino, non si sentono più i rumori della città e vi faccio godere dei suoni della natura. Ecco, arrivo.
Ecco l'assistente verso l'ennesimo pannello espositivo. Cosa ci sarà qua sotto? Castagno. Castagno sativa Miller. Arriva due. Stai andando? Pullula di taccuini. Numero uno. Cosa ci sarà sotto qui? Biancospino. Crataegus monogina jack. Pochi metri troviamo un altro taccuino. La Titi è entrata nel ruolo. Continuiamo ad essere sul sentiero Gioventù d'Europa Carnate 2003 e scopriamo cosa c'è qua sotto. Farnia, Quercus robus. Ok? Carmelo, sempre col suo fascino, ci illumina la via. Andiamo, Cam! Andiamo alla scoperta di un altro segreto. Adesso è diventata pure la voce fuori campo, sono io però, non toglie il lavoro. Taccuinus, Quercus. Non uno, due anche lì. Il tempo aveva rovinato il taccuino, quindi con degli alberi si è stato messo dentro, oddio. Frangola Alnus Mill. Ontano nero, Alnus glutinosa Gaertner. Ok, ti piace quello là. Che pensiamo è presumibilmente essere un'ex casetta dei vampiri, dei pipistrelli. Sbuchiamo ora in un enorme pratone. Carmelo vuole giocare, correre. E guarda lei, perché lei è la lanciatrice ufficiale di sassi. Siamo arrivate da qui. E adesso torniamo verso Carnate stazione, imboccando questo sentiero, al posto di rifare questo qua dal quale siamo arrivati. Quindi Cam, ancora una volta, guidaci tu. Sentiero leggermente in salita, però fattibile. Sono le 17.40 di domenica 8 marzo 2020 e la luce sta calando. Cam è stanco. Ci accingiamo a fare una mara scoperta, ovvero noi prima eravamo là, però abbiamo fatto tutto dentro il sentiero per poi spuntare qua. Vabbè, bisogna farle le cose per impararle. Poi si spunta su una strada, però, in cui è sparita l'indicazione per Carnate stazione. Abbiamo ritrovato i cartelli. 900 metri c'è la stazione. E dopo più di un'ora e mezza, eccoci finalmente
a Carnate, luogo di partenza. Ciao!